Apriamo invece oggi questo ampio capitolo che inizia con l'ingegneria dei requisiti e continuerà con i casi d'uso, no? Per arrivare al prossimo, diciamo così, grado o metodo di rappresentazione e di specifica dei nostri sistemi informativi. Ciò che vediamo adesso in qualche modo comprende, cioè è posto a un livello un pochino più alto e comprende anche le cose che abbiamo visto nelle settimane precedenti, quindi sia il modello concettuale che il modello di processo. Avevamo l'urgenza di iniziare per poter andare a ragionare su degli esercizi, adesso poco per volta, no, mettiamo un po' in quadro i concetti. Allora, cosa significa ingegneria dei requisiti? Di fatto, come tu, ingegneria è, come termine generale, un processo che porta a dei risultati. No? Ingegnerizzare un processo significa fare in modo di arrivare al risultato, secondo certe fasi, secondo certi, usando certi strumenti, certe metodologie, dei requisiti, cioè l'obiettivo finale di questa fase sarà quella di arrivare a specificare appunto il requisito del sistema informativo, che è il problema che ci siamo posti dal giorno 1. E quindi ci andiamo a studiare come fare, di quali strumenti dotarci per poter arrivare a una specifica il più possibile, no, completa e corretta del sistema informativo. Quindi ci daremo dei criteri su quali qualità debbano avere questi requisiti di un sistema informativo. Prima spendiamo un po' di tempo per cercare di capire perché è così importante, perché ce ne preoccupiamo. Il riassunto dei riassunti è che i requisiti di fatto fanno parte integrante di qualunque contratto legato ai sistemi informativi, contratto di sviluppo, manutenzione, eccetera. Se non so di che cosa sto parlando, allora sto parlando a vanvera. Mettere la vanvera sui contratti di solito è il passo prima rispetto poi a avere delle soluzioni non soddisfacenti o litigiose. Ma entriamo un pochino più nel merito. Allora, questa V, disegnata qui, è uno dei possibili, uno dei più semplici da comprendere, uno dei possibili percorsi di sviluppo del software. Quindi la prendiamo un pochino alla larga, cercando di far emergere l'ingegneria dei requisiti come una delle fasi dell'ingegneria del software, più in generale. Allora, quando pensiamo allo sviluppo di un software, quasi sempre pensiamo a questa scatola che c'è qua sotto, qualcuno che scrive il codice. Non solo non è l'unica, ma mi permetto di dire da informatico non è neanche la più importante. Perché scrivere del codice che non faccia la cosa giusta, o che la faccia ma lo faccia nel modo sbagliato, è peggio che non scriverlo, o non averlo, no? Perché di fatto è un prodotto che devi o buttare via oppure crea dei danni. Allora, perché mai uno dovrebbe mettersi a scrivere del codice e creare un software? Ma per soddisfare alcuni requisiti utente. Cioè, l'utente, pardon, ho usato il termine già troppo dettagliato, alcuni bisogni dell'utente. Alcuni utenti hanno dei bisogni. Il bisogno può essere identificato dall'utente stesso, nel caso in cui lui sia un cliente, oppure l'utente, magari l'utente finale, a cui si vuole offrire un prodotto e quindi per questo prodotto soddisfi i bisogni dell'utente a cui lo si vuole vendere. Quindi, diciamo, chi mi esprime il bisogno non è in questo caso l'utente finale, ma è, diciamo così, l'analista di mercato che identifica un'opportunità per un prodotto. Ma partiamo sempre da lì. Vogliamo un sistema che faccia qualcosa per risolvere certi bisogni, per coprire certi bisogni, per ragioni di efficienza, per ragioni di mercato, per venderlo, per usarlo noi, per ridurre gli errori, per aumentare, diciamo così, le prestazioni, il motivo che vogliamo. A un certo punto si parte da lì. Questo bisogno è l'unico box di questa slide che è rappresentato con una nuvoletta e non con un rettangolo.
perché di solito è qualche cosa che va dall'evanescente all'informale, all'approssimativo, all'intuitivo. Qualcuno che capisce che c'è lì uno spazio o un'esigenza in cui andare a lavorare, in cui intervenire a livello di sistema informativo. È chiaro che non puoi partire con un'idea e dire al programmatore fammi una cosa che più o meno copra quell'esigenza. Allora, dall'idea all'implementazione c'è tutto un percorso che è il ramo di sinistra di questa V, che è un percorso di progettazione e dettaglio successivo. La prima fase è quella di trasformare il bisogno generico in una serie di requisiti ben precisi. Analizzare quali sono i requisiti. Trasformare sarebbe bello avere un sistema che gestisce, che ne so, tutta la burocrazia dei viaggi, delle missioni, delle trasferte. Parliamo di trasferte, missione è un termine troppo burocratico che usiamo noi nel pubblico. Un sistema per gestire, mi è venuto in mente questo, no? Tutto il processo delle trasferte dei dipendenti è una frase, è un bisogno. Poi da lì bisogna dire, va bene, mettiamoci a tavolino, analizziamo il problema e definiamo che cosa dovrà fare effettivamente nel dettaglio questo sistema. Dove comincia, dove prende gli input, che cosa genera in uscita, quali sono le varie fasi, eccetera, eccetera. E questa è la fase nella quale lavoriamo noi in questo corso. Fino ad arrivare a dire, ok, ho capito cosa deve fare questo sistema. Il passo successivo è quello della progettazione di sistema, e qui è stata divisa in due passaggi, progettazione a livello di sistema e progettazione a livello dettagliato. Cioè la prima è una cosa che, diciamo così, più una definizione dell'architettura generale del sistema, quali sono i vari moduli, le macro aree, i pezzettini, come partizionano lo sviluppo del software, magari tra diversi gruppi di lavoro, e quindi poi di fatto il sistema, di quali macro componenti dovrà essere composto. E poi c'è una progettazione dettagliata per ciascuno di questi macro componenti, devo andare poi a definire in dettaglio quali sono le variabili, il database, le classi, le interfacce e così via, per poi passare finalmente all'implementazione. Chi implementa un pezzettino di un sistema che è stato specificato sulla base di specifiche più ampie del sistema complessivo. Quando ho finito di implementare, in teoria, se non vivessimo nel mondo reale, avremmo un bisogno informale o espresso in modo non troppo formalizzato, che a un certo punto è stato formalizzato, è stato trasformato in un progetto e poi è trasformato in un codice eseguibile. Se non vivessimo nel mondo reale, questo codice eseguibile permetterebbe di soddisfare il bisogno iniziale. Ma poiché viviamo nel mondo reale, non è detto che ciò che ho realizzato A funzioni e B faccia ciò che serve. E poi aggiungiamoci C lo faccia nel modo desiderato. Magari ho fatto la massima attenzione in questi passaggi, ma ovviamente qualcosa non è stato capito, qualcosa non è stato scritto, qualcosa è stato scritto ma è stato realizzato in modo diverso, eccetera. Quindi altrettanto importante del ramo discendente della V c'è il ramo ascendente, quello di destra, che è un ramo di verifica, in cui innanzitutto, come prima cosa, sui vari moduli che sono stati implementati, devo verificare se questi moduli sono coerenti con la specifica che era stata data di questi moduli. Che ne so, immaginiamo che un modulo sia quello di calcolare le spese, il rimborso chilometrico per la benzina, pezzettino che deve fare quello, avrà certe specifiche e poi alla fine esce fuori un software, lo devo provare, vediamo se su Torino Milano funziona, se su Torino Roma funziona, e poi magari se devo andare da Torino a Cagliari, dove c'è il mare, magari non funziona perché chi l'ha implementato si è dimenticato di quel piccolo dettaglio, o cose di questo genere. Quindi, prima di accettare come valido un qualunque modulo software, non l'intero sistema, anche una qualunque parte, porzione di questo sistema, questa deve essere testata, verificata, si chiama di test a livello di unità. Qualcuno di voi che ha fatto il corso di Lamberti probabilmente ha usato anche questa strategia, JUnit. Per cui un modulo software viene rilasciato solamente se supera una certa serie di test.
Test che idealmente sono predefiniti già a livello di progettazione. Cioè fare un progetto di un sistema dettagliato significa che questo sistema deve fare queste cose e deve superare questi controlli. Questi stessi controlli, nel momento in cui il software viene lasciato, possono essere fatti, ripetuti, anche automatizzati. Ma lasciamo perdere il discorso dell'automazione. Devo avere un primo controllo sui singoli componenti del sistema, che facciano la cosa giusta. Poi un secondo livello di controllo, che viene chiamato test di integrazione, spesso, in cui provo a mettere insieme questi componenti, che singolarmente, presi uno per uno, funzionano, almeno dai test che ho fatto sembrano funzionare, e poi provo a metterli insieme, se tutto va bene dovrebbero riuscire a parlarsi ed andare avanti. Ma poi magari qualche incongruenza ci sarà sempre. E quindi questo test di integrazione è il test in cui metto insieme tra di loro dei componenti che si presuppone che già funzionanti correttamente e verifico se nel loro insieme cooperano e collaborano in modo da fornire la funzionalità generale. Se non si piantano, se non rimangono uno etere dell'altro, cose di questo genere. Se i dati che uno produce e l'altro li riesce a leggere, non ci sono problemi di formato, di sincronizzazione, di convivenza sullo stesso server e così via. Fatto questo, ho un sistema funzionante. Funzionante vuol dire che fa delle cose senza piantarsi, senza generare errori, senza corrompere i dati e così via. Il passo successivo è quello di verificare se le cose che fa questo sistema siano effettivamente tutte quelle che erano richieste, quindi siano coperte tutte le funzionalità che avevo analizzato a livello di requisiti, e che il risultato finale sia effettivamente quello che ci si attende sulla base dei requisiti che sono stati analizzati. E quindi vado a confrontare il sistema complessivo, il testing del sistema complessivo funzionante con dei dati veri dentro o possibile realistici, e lo confronto con ciò che avevo analizzato a livello di requisiti, con la richiesta di che cosa il sistema avrebbe dovuto fare. Teniamo presente che tra il primo e l'ultimo blocco possono passare mesi o anni, diciamo 6 mesi come minimo. Quindi una cosa che avevo scritto e poi ha attraversato tutta una lunga fase di sviluppo, implementazione, testing, eccetera, poi arriva e dice è finito, lo guardo e dico ma andiamo un po' a controllare che ciò che mi è arrivato, di cui mi ero quasi dimenticato, faccia effettivamente ciò che avevamo scritto. Poi c'è un livello ancora superiore e questo livello può essere ancora, diciamo così, gestito in modo abbastanza formalizzato, non tanto automatizzato, ma perlomeno no, possiamo verificare se manca qualcosa, se la bontà di questo livello di controllo è tanto maggiore quanto più preciso e quanto più è precisa e analitica, punto per punto, e strutturata l'analisi dei requisiti. Quanti più casi sono già stati pensati prima, quanto più facile sarà alla fine verificare che il sistema implementi queste cose. E poi c'è il passaggio finale, che qua è stato chiamato test di accettazione, in cui finalmente il cliente che aveva l'esigenza, il bisogno, oppure il potenziale cliente a cui vogliamo vendere il prodotto, lo vedono, lo provano e effettivamente verificano che soddisfi i propri requisiti. Ma questo forse è uno dei passaggi più critici, perché diventa difficile confrontare ciò che fa il sistema oggi, già costruito, verificato, eccetera, con ciò che pensavo 6 mesi fa. Quindi, questo è un po' il processo nelle varie forme, no? Poi questo è un esempio, da cui passa il ciclo di vita di un sistema informativo. La parte destra è tanto importante come quella sinistra. Non pensiamo che quando siamo arrivati in fondo abbiamo finito, quando siamo arrivati in fondo siamo a metà del lavoro. Il nostro focus ovviamente è qua dentro, e adesso capiamo anche perché. Più è preciso questo signore, più è dettagliato, più è non ambiguo questo livello, più sarà facile fare le specifiche di sistema, di conseguenza l'implementazione, e più sarà facile fare tutte le verifiche.
In ultima analisi, più saremo certi che il prodotto finale soddisfa il bisogno per cui è stato progettato. Addirittura, se questa analisi dei requisiti viene fatta bene, l'utente, il cliente, la può approvare all'inizio. Questa analisi dei requisiti, vedremo, non deve essere scritta in un linguaggio troppo tecnico, perché altrimenti il cliente non la capisce. Deve essere scritta in un linguaggio che sia di base per tutto il processo tecnico che sta sotto, sia di base anche per il processo commerciale che sta sopra. Se io riesco a validare questa freccia all'inizio, piuttosto che scoprire una discrepanza alla fine su questa freccia qua, ho guadagnato un anno e tanti soldi. Guadagnato nel senso di non perso, non sprecato. Ecco, di solito a questo diagramma si accoppia quasi sempre questo. In realtà poi ce ne sono delle versioni anche più carine a colori, ma riassume come funzionano le cose nella realtà, nell'ingegneria del software. Quindi in alto a sinistra abbiamo una descrizione di che cosa l'utente ha chiesto. Quindi il cliente è arrivato e dice: ma io vorrei una cosa così. L'analista che ha raccolto questa richiesta l'ha visto in un modo diverso. Poi il progettista ha progettato un sistema più complicato, più robusto, ma diverso. Il programmatore, si vede che non era uno molto in gamba, ha fatto un'altra cosa. Alla fine ciò che l'utente realmente voleva era questo, ma nessuno lo sa, perché ciò che lui voleva è una cosa che gli è rimasta nella sua testa e non è stato in grado di esprimere, perché lui l'ha detto in modo diverso, e alla fine in qualche modo lo si fa funzionare, perché non si è arrivati a questo, si è arrivati a questo e in qualche modo, vabbè, una volta ce l'abbiamo, ci abbiamo speso dei soldi, mettiamoci una pezza e facciamolo funzionare. No, questo per carità è raccontato a mo' di mezza barzelletta, ma è ciò che succede nella realtà. No, ogni livello, ogni passaggio di informazione, ogni passaggio progettuale rischia di fraintendere i passaggi precedenti, aggiungere informazioni dove non c'era oppure comprenderle in modo errato. E noi dovremmo evitare di che questo succeda, cercando di gestire al meglio possibile, almeno la fase che ci interessa, quella di progettazione dei requisiti o ingegnerizzazione dei requisiti. C'è la parte del processo che cerca di definire che cosa gli utenti vogliono, di che cosa gli utenti hanno bisogno. Quello che vogliono è ancora troppo vago. Quali sono le necessità, i requisiti degli utenti e quali sono i vincoli all'interno dei quali il sistema deve funzionare, cioè cosa deve fare e a quali condizioni. Questo non posso sperare che me lo dica il cliente, deve emergere da un processo condiviso di comunicazione e di analisi. E quindi alla fine i requisiti sono il punto d'arrivo di questo processo di analisi, di estrazione, no? Di interrogazione, di cercare di mettere in ordine, di fare domande, ma lo vuoi così o così? Ci siamo capiti che se lo vuoi così la conseguenza è che il sistema può funzionare in questo modo, altrimenti funzionerà in modo diverso. Perché una volta poi definito nero su bianco cosa deve fare il sistema, diventa poi difficile, o il più possibile cerca di fare in modo di evitare di dover fare delle modifiche. Quindi noi vogliamo arrivare con un buon insieme di requisiti. Cos'è un requisito però innanzitutto? Lo stiamo usando in modo informale, ma riusciamo a definirlo? Può assumere innanzitutto varie forme. Un requisito può essere espresso in modo astratto, a parole, in modo più generale, non generico, non vago, preciso ma ancora sempre a parole senza entrare nel dettaglio,
Oppure addirittura potrei mettere una formula, una formalizzazione matematica, insiemistica o cosa che mi descriva ciò che deve fare il sistema. C'è di tutti i tipi, diciamo, ci sono vari tipi di forme in cui si possono esprimere requisiti, tutte utili, o tutte magari utili a livelli diversi di dettaglio, ma qui non c'è un'unica definizione, un'unica forma. Dipende ovviamente dal tipo di sistema e dalla fase di progettazione in cui sono. Più vado avanti nel dettaglio, più ovviamente i requisiti stessi potranno assumere una natura più tecnica. Teniamo presente che questi requisiti possono essere, dal punto di vista contrattuale, anche interpretati in due modi diversi, o possono svolgere due funzioni diverse, quindi in funzione di questo li vorremmo scrivere in modi diversi. Cioè, immaginate un ente che vuole realizzare un sistema informativo e fa un bando, oppure un'azienda che faccia, diciamo così, anche lì un bando, una chiamata, per trovare il fornitore che glielo implementa meglio, al prezzo migliore, eccetera. Allora, cosa farà questa azienda? Descrive i requisiti del sistema che vuole ottenere. Dopodiché questi requisiti non sono dettagliati fino all'ultima riga, perché sarà poi chi vincerà questo bando che poi dovrà farsi carico della progettazione. Io ti metto le richieste, ti dico che cosa voglio, ti dico quali sono le condizioni sotto cui deve funzionare e poi fai tu. L'importante è che mi consegni un sistema che fa quelle cose, in quel modo. Oppure, e questo è il primo modo di intendere, di usare un insieme di requisiti. Il secondo modo invece potrebbe essere più dettagliato. Una volta che ho, diciamo così, identificato il partner, il fornitore che mi realizza il sistema, allora si scende nel dettaglio e sulla base di quella proposta fatta da quel fornitore si definiscono quali sono i requisiti di dettaglio del sistema stesso. Cioè, nel momento in cui firmi un contratto, un impegno, vuoi lasciare il minimo spazio possibile all'interpretazione. Mentre invece nel momento in cui cerchi qualcuno che ti possa realizzare il sistema, è chiaro che non puoi vincolarlo troppo, altrimenti nessuno ti potrà rispondere, perché magari hanno già pronti dei prodotti che non sono esattamente così, non possono partecipare, devi lasciare un po' di spazio di interpretazione. Sono due tipi diversi di requisiti. Uno è requisito per un bando, quindi noi lo chiamiamo capitolato a volte, e invece l'altro è il requisito contrattuale, un allegato tecnico a un contratto che, dati certi tempi e certi importi economici, in allegato troverai le specifiche tecniche del sistema. Come facciamo a produrre questi requisiti? O perlomeno che cosa ci facciamo? Beh, la prima parola è una parola un po' strana, elicitation. In italiano si può correggere, tradurre quasi con sollecitare, ma non ha proprio lo stesso significato. È far emergere, cioè riuscire a farsi dire parliamo in generale di cliente, no? Può essere un cliente interno, esterno, un'esigenza della nostra stessa azienda, ma diciamo così, chi detiene il bisogno, chiamiamolo cliente per comodità. Farci dire dal cliente, farci spiegare, estrarre dal cliente la conoscenza che lui ha a riguardo del sistema di cui avrebbe bisogno, che non corrisponde a dimmi che cosa ti serve a fare questa domanda, ma corrisponde a fare una serie di domande, di interviste, di, diciamo così, studiarsi gli eventuali documenti che hanno, capire come funzionano le cose che già hanno con cui dovremmo integrarci, da cui poi riusciamo a farci un'idea di quali sono i bisogni. I bisogni espressi da chi li deve vedere soddisfatti hanno una forma diversa rispetto ai bisogni visti da chi li deve soddisfare. E questa è un'attività principalmente di comunicazione, di riuscire a capire, entrare nella logica del cliente, alla quale poi segue un'attività poi di analisi più dettagliata. Ok, allora abbiamo capito che devi fare le trasferte. Allora andiamo a vedere, fammi vedere i moduli,
attuali delle trasferte, vediamo quali sono i dati, vediamo quali sono utilizzati, quali sono ridondanti, chi li riempie, chi li approva, eccetera. Capiamo quali sono i processi, quali sono i dati, le cose che abbiamo cominciato a fare. È un'attività di analisi su un requisito che era già stato in qualche modo espresso. Quindi mettiamo in ordine. E una volta che abbiamo messo in ordine, abbiamo capito, a valle dell'analisi formalizziamo, cioè creiamo delle rappresentazioni formali, diagrammi, testi, elenchi, tabelle, in cui questi requisiti sono stati, diciamo così, lì, espressi e ordinati. Idealmente, e alcuni ci stanno provando, ma in campo, diciamo così, enterprise non ci si è ancora e forse non si arriverà mai, in alcuni campi di nicchia invece sì, delle attività di verifica dei requisiti stessi, o meglio di verifica. Quando si parla di verifica si può parlare di due cose. Uno, che verificare che ciò che è scritto abbia senso. Cioè, se io scrivo un documento di requisiti di 100 pagine, chi mi garantisce che ciò che ho specificato alla pagina 3 non sia in contrasto con ciò che c'è alla pagina 97? Chi mi verifica che nel mio diagramma di processo a un certo punto dico acquisisci certi dati e nel mio modello concettuale i dati non siano stati previsti? Ho la possibilità di fare questi controlli incrociati di sensatezza, correttezza, logica interna dell'insieme dei requisiti? E questa è una verifica che posso fare a priori, semplicemente dire questo documento di requisiti è corretto, ha una sua logica interna. Poi magari specifica l'altalena sbagliata, ma perlomeno la descrive bene. Viceversa invece la verifica a posteriori dei requisiti, cioè verifichiamo che il sistema che è stato costruito rispetti i requisiti che erano stati espressi all'inizio. Entrambi questi passaggi sarebbero utili. Sarebbero ancora più utili se, nella misura in cui si potessero automatizzare. In alcuni casi si può, in altri non ancora. No? In campi di nicchia, come ad esempio, adesso pensate all'elaborazione dei segnali, no? dei sistemi che debbano elaborare delle serie di dati, alla fine hai un modello matematico di riferimento. Quindi puoi andare a fare una verifica automatica che l'elaborazione che lui fa corrispondano al risultato che ti aspettavi su dei casi noti, ad esempio. No? Allora puoi anche automatizzare in questo caso una parte di queste verifiche, ma non mai tutte essenzialmente. L'idea di fondo sottostante, che è più un sogno che altro, ma ci sono alcuni ingegneri del software che stanno lavorando su questo sogno, è di dire se io ho questi requisiti, li esprimo in modo sufficientemente formale, matematico quasi, allora tutto il resto può essere verificato direttamente rispetto ai requisiti, perché sono solamente trasformazioni formali. No? Correttezza by design lo chiamano, progettazione corretta per costruzione. E quindi posso buttare via queste, potrei buttare via queste fasi di testing, ovviamente non quella finale. Però, come dicevo, è un sogno. Ecco, questi requisiti poi sono sempre un oggetto bifronte, perché li posso sempre guardare dal lato cliente o dal lato sviluppatore. E questa è la loro difficoltà, ma anche la loro importanza. Da un lato posso pensare a requisiti utenti, utente. C'è un documento scritto per i clienti che deve essere letto, dico di più, approvato, firmato, sottoscritto e compreso e amato dal cliente, scritto però nella lingua che il cliente capisce, che descrive in linguaggio naturale, eventualmente con dei diagrammi facili da comprendere, eccetera, ciò che il sistema farà e quali sono i vincoli all'interno di quello che farà. Quando parlo di funzionalità e di vincoli, poi entreremo nel dettaglio. No? Questo serve nelle fasi iniziali e finali. Ok, io facciamo un contratto, ci mettiamo d'accordo su dei tempi, dei costi, per far cosa? Per fare questo.
Questo è qualcosa che tu capisci, c'è scritto qua. Questo ovviamente non è la base per l'implementazione. Per l'implementazione serve un documento con i requisiti, chiamiamoli di sistema, o requisiti per lo sviluppo, che è un documento molto più dettagliato, che fin tanto che è coerente con i requisiti utente, è libero. Al cliente non interessa, forse, se la cosa la scrivo in Java o in C#. Magari agli sviluppatori sì, al team di sviluppo assolutamente sì, quali sono gli strumenti, i linguaggi che uso. Ma se fa le stesse cose, le fa nello stesso modo, è indifferente. Può non essere così importante, può non essere previsto. O può essere qualche cosa che mi vado poi a definire non col cliente, ma con i tecnici che lavorano presso l'azienda del cliente per capire poi quali sono poi i requisiti di integrazione con i sistemi esistenti. Ma diventa un problema più di dettaglio, più specifico. E quindi a un certo punto questi requisiti dovranno trasformarsi da qualche cosa che viene letto e approvato dal cliente verso qualche cosa che viene letto e compreso e funge da specifica per gli sviluppatori. Hanno sempre questa doppia valenza. Qui sono indicati come due punti diversi perché sono due chiavi di lettura diverse, però è chiaro che queste due chiavi di lettura devono essere coincidenti come contenuto, coerenti fino in fondo. Meglio ancora se fosse lo stesso documento, di cui magari il cliente legge solamente fino al capitolo 3 e invece gli sviluppatori leggono fino al capitolo 8, anche le parti che mancavano. In alcuni casi, poi dipende dalla natura contrattuale della collaborazione, in alcuni casi anche questi requisiti di sistema fanno parte del contratto. In altri casi invece si lasciano liberi, non vengono stabiliti dopo. Poi dipende molto dal flusso contrattuale. In alcuni tipi di contratto, almeno quello che, ad esempio, ciò che consiglia la Camera di Commercio, che ha fatto uno studio qualche anno fa su quali sono le modalità di collaborazione nel campo dello sviluppo software, tipicamente questa fase qui fa parte della fase di negoziazione, quindi si arriva insieme a definire quelle che sono delle caratteristiche generali del sistema e un prezzo dei costi. Questo fa già parte, la creazione invece dei requisiti di sistema fa già parte dell'analisi e di solito dovrebbe essere già pagata. No? Fa già parte del lavoro, una prima fase del lavoro già commissionata. E di solito solamente alla fine di questi requisiti di sistema posso fare il prezzo definitivo, perché solo lì so esattamente tutti i numeri, tutte le funzioni, tutte le caratteristiche che deve avere il mio sistema. Per cui a volte, soprattutto nel privato, si fa un'attività a due fasi. Una prima fase in cui dici, ok, ti scelgo come fornitore, facciamo insieme un'analisi, questa analisi dura 3 mesi, costa X, e alla fine dell'analisi faremo poi il contratto per la realizzazione del sistema. Se nel frattempo non ci capiamo o sbaragliamo sui conti, allora non ci siamo fatti troppo male, non abbiamo fatto il passo troppo lungo. Questo è ciò che viene suggerito. Poi purtroppo molti contratti invece sono più semplici e quindi creano più problemi. Che differenza c'è? Vediamo qua un esempio. Dal punto di vista dei requisiti utente, uno potrebbe dire il software deve fornire dei metodi per rappresentare ed accedere a file esterni che siano modificabili attraverso altri strumenti. È un pezzettino, non sappiamo di cosa si parli. In realtà parla di un sistema di gestione di documenti e di informazioni. E dice, guarda, che questi documenti in realtà li potresti editare anche con gli strumenti esterni. Questo è ciò che il sistema ti permette di fare. Questa è una funzionalità che dal punto di vista dell'utente, diciamo che è atomica, o c'è o non c'è. Questa cosa la posso fare o non la posso fare. Se la posso fare ho capito di che cosa si tratta. Dopodiché, quando scendo a livello tecnico, a livello di requisiti di sistema, significa che se questi file sono di diversi tipi, in qualche modo devo poter specificare di quale tipo è ciascun file.
magari sulla base dell'estensione .doc.ppt.txt, ma da qualche parte dovrò avere una tabella con queste estensioni che poi posso modificare, aggiungere, aggiornare. Poi per ciascun tipo di file devo aver definito qual è lo strumento esterno che si usa per modificarlo. E quindi ho altre informazioni da gestire, caricare, aggiornare, eccetera. Ciascun tipo di file sarà rappresentato da un'icona diversa e quindi nel mio modello concettuale devo ricordarmi di mettere l'icona, devo ricordarmi di mettere a budget i costi di un grafico che mi faccia le icone oppure le compri perché queste sono già fatte. E deve essere possibile per l'utente definire un'icona per i tipi di file non predefiniti ma che lui aggiunge in seguito. E poi alla fine c'è il requisito centrale che dice: ok, nel momento in cui l'utente seleziona un'icona che rappresenta un file esterno, l'azione, l'effetto di quella selezione è quella di far sì che il tool, lo strumento che ho definito nel punto 2, associato col tipo di file che ho definito nel punto 1, venga applicata. Quindi ho tutto questo era in qualche modo implicito nelle due righe di sopra. È un livello di dettaglio che per il cliente sembra, a certi livelli, noioso. Ma è ovvio che se definisco dei tipi di file posso decidere quali sono, è ovvio che saranno identificati da un'icona. Sì, è ovvio finché parliamo di requisiti utente, che quella funzionalità lì no, venga implementata in modo completo. Implementare in modo completo significa andare poi, quando pensiamo alla sua progettazione, no, ad analizzare, e questo è il significato di analisi, analizzare i vari passaggi, le varie sottofunzioni che devo mettere a disposizione. Quindi è un documento che, a seconda della lente di ingrandimento con cui la guardiamo, assume forme e livelli di dettaglio diversi. E ovviamente poi queste informazioni possono essere anche, e io dico dovrebbero, essere anche supportate da rappresentazioni non puramente parlate, descrittive, non solo linguaggio naturale, ma anche degli schemi, dei diagrammi. Ad esempio questo rappresenta il modello concettuale di ciò che abbiamo detto prima. C'è un tipo di file che ha associato un'icona, un tipo di file che ha associato un tool e ci sono dei file che ciascuno di questi file è associato a un certo tipo di file. E quel tipo di file ovviamente può essere associabile a molti file diversi. Queste sono le cosette che abbiamo già fatto. Diagramma di questo genere, avendo capito di che cosa si parla, quindi avendo in mente questo requisito, lo facciamo in un minuto. Però risolve una quantità di dubbi o di interpretazioni possibili che mi richiederebbero di scrivere 4 pagine per poter elencare. Ma perché? Perché il linguaggio grafico è molto sintetico, ma non è puramente descrittivo. Qui non faccio i palloncini colorati. Uno un diagramma in cui ciascun tratto, ciascun segno, ciascun simbolo ha una sua semantica. Quindi un linguaggio molto più ricco da questo punto di vista, specializzato, e quindi in poco spazio, con pochi segni, riesce a dire molte cose. Immaginate di dover descrivere queste molteplicità di queste relazioni a parole. Ci riempite mezza pagina, è noiosissimo da scrivere, il che vuol dire che è molto probabile che contenga degli errori, perché lo scrivo con poca attenzione. È ancora più noioso da leggere, il che significa che nessuno mai lo controllerà per davvero, fino a quando non saltano fuori i problemi, e alla fine, dopo che hai letto questa pagina, non hai in mente, non sai di cosa stai parlando. Se dovessi riassumere, non sapresti fare. Se accompagni una descrizione, ad esempio delle funzioni, con dei diagrammi che ti descrivono come lavorano queste funzioni, è tutto molto più sintetico, diretto, corretto, preciso e comprensibile. Quindi non esiste una legge su come devono essere fatti questi requisiti. Sicuramente dovranno comprendere dentro sia delle parti descrittive, spiegate a parole, perché a un certo punto devi spiegare cosa vuoi fare, sia invece dei diagrammi più formali. E perché? Ma perché questo è un documento che può essere letto in modi diversi da persone diverse. Pensiamo ai requisiti utente. Il requisito utente è il documento più importante.
deve essere letto e compreso dagli utenti finali, dai responsabili di questi utenti finali e anche dai tecnici che lavorano presso il cliente, devono capire cosa state facendo. Devono essere compresi dall'ufficio contratti, che gestiscano l'esecuzione del lavoro e per capire se tu l'hai fatto o no, se l'hai finito o non l'hai finito, se ti possono pagare o no, qual è lo stato di avanzamento. Devono riuscire a capire cosa stai facendo, sapendo che non capiscono nulla di ciò che stai veramente facendo, ma solamente di ciò che è descritto in quel documento. E devono essere compresi da chi deve impostare il sistema, l'architettura del sistema. Poi se scendo a livello di requisiti di sistema, allora mi perdo per strada alcune di queste persone interessate a leggerlo. Cioè a livello di cliente, quando scendo dal livello di requisiti utenti al requisiti di sistema, mi interessa solamente più parlare con i tecnici e a volte magari anche con gli utenti finali per andare a estrarre informazioni di dettaglio e verificare che, guarda, sì, in realtà io ho fatto questo modello dati, ma corrisponde al 100% col modulo cartaggio che tu hai oggi, oppure con ciò che ti fa il tuo sistema che hai oggi. Ok? Ma qui cominciano invece ad aggiungersi delle nuove figure, tipo gli sviluppatori software, che hanno bisogno di leggere questi requisiti di sistema per fare la progettazione a livello di software. La parte di progettazione coinvolge ovviamente maggiormente la parte di sviluppatori software, ma sempre con la supervisione di chi fa l'architettura del sistema e anche dei tecnici a livello del cliente per fare, immaginate un test di integrazione, io devo avere il mio sistema che gira e si parla con i sistemi del cliente su dei dati che siamo messi d'accordo, no? Dati di prova, dati tranquilli e cose del genere. Quindi questi, man mano che si entra più sul tecnico, più sullo specifico, le persone che ruotano intorno a questa documentazione sono diverse. Però ad ogni singolo livello, lo vedete soprattutto sul primo, c'è uno spettro di competenze molto ampio che devono tutti convergere sullo stesso documento, sugli stessi insiemi di requisiti e devono capirlo tutti. Ok? Quindi avete un documento che deve essere compreso dall'ufficio contratti o l'ufficio acquisti, dall'architetto di sistema che tipicamente ragiona in termini informatici e dagli utenti finali che ragionano in termini di dominio, che so, i viaggi, le trasferte, le macchine, eccetera. E magari qualcuno delle risorse umane che si occupa di queste cose. Devo scriverlo in modo che lo capiscono tutti e che sia sicuro che tutti lo capiscono nello stesso modo. E cosa contiene questo documento? Beh, contiene tre grosse categorie di documenti, di requisiti. I primi, li abbiamo già citate queste cose, ma adesso entriamo nel dettaglio cercando di definirlo meglio. I primi sono i cosiddetti requisiti funzionali. Descrizione dei servizi che il sistema offre o dovrà offrire. Detto in altri termini, quali sono le reazioni input-output che il sistema deve fornire. Cioè il sistema deve, supponiamo, calcolare il rimborso chilometrico? Allora, va bene. In input che cosa c'è? La città di partenza e la città di arrivo. In output che cosa c'è? L'entità del rimborso. Questa è una funzione. È un requisito funzionale. È una cosa che o il sistema la fa o non la fa. E il funzionamento complessivo del sistema è la somma di tutte le singole funzioni che questo può fare. Un requisito funzionale è qualcosa che tende a essere facile da verificare a posteriori, perlomeno il fatto che ci sia o non ci sia. Ma il requisito funzionale numero 213 c'è? Sì, guarda, apri questa pagina, clicca questo bottone e lo vedi. Sono requisiti di tipo intensivo, cioè sono relativi a una singola parte, una singola funzione e poi magari a una singola parte di codice del mio sistema.
dicono che cosa il sistema fa, non dicono come lo deve fare. Quindi che io scelgo le due città scrivendo il nome della città di partenza e il nome della città di arrivo, che clicchi su due punti sulla mappa, che scelga da un elenco di città che sono state precaricate in, un, appunto, in una tendina, in un elenco, non è un aspetto funzionale. Tutte e tre queste soluzioni sono possibili e tutte e tre sono modi diversi di svolgere quella funzione. Poi a un certo punto dovremo scegliere quale, ma non è più un aspetto di tipo funzionale. Che cosa faccio? Non come lo faccio, che mi interessa in questa fase. E sono quelli più importanti, tutto sommato, perché sono quelli che determinano a che cosa serve questo sistema. Fa una cosa o non la fa? Perché se non la fa non mi serve. E se fa una cosa che non mi serve è inutile che la paghi. A questi però si devono accompagnare anche dei requisiti qualitativi o non funzionali. Non funzionali, quindi dicono come il sistema dovrà svolgere le proprie funzioni. Quali sono le qualità o le modalità con cui le funzioni dovranno essere svolte. Questo possono comprendere, poi entreremo più in dettaglio, requisiti sulle prestazioni, sull'interfaccia, sull'usabilità, sul tipo di terminali, sulla sicurezza, sulla affidabilità, tutte cose che rispondono alla domanda sì, ma come? Permette di calcolare, di scegliere le città di partenza e di arrivo, sì, ma come? Cliccando sulla mappa o scrivendo il nome della città o scrivendo il codice di avviamento postale? Permette di definire nuovi tipi di file, sì, ma come? Caricando l'icona, scrivendo il nome, scegliendo da un elenco predefinito, eccetera, eccetera. Sì, ma come? Su un sito web o su un smartphone? Sì, ma come? Rapidamente, velocemente, oppure ci mette 2 minuti per farlo? Sì, ma come? Con 2 utenti per volta o con 100 utenti per volta? E così via. Quindi, i requisiti qualitativi non aggiungono o tolgono funzioni al sistema, ma mettono, pongono dei vincoli o degli obiettivi alle qualità, quindi alla modalità, con cui queste funzioni dovranno essere realizzate. Da quel punto di vista, se prima i requisiti funzionali li ho chiamati estensivi, cioè localizzati, i requisiti qualitativi li chiamerei estensivi, cioè permeano l'intero sistema informativo. Quando dico che il sistema informativo deve essere accessibile da smartphone, non sto dicendo che quella specifica funzione deve essere accessibile da smartphone, dico che tutto, perché sennò non servirebbe a nulla. Allora vuol dire che l'interfaccia deve essere pensata in modo che tutte le funzioni, ogni singola funzione, deve essere accessibile da smartphone. Quindi non ho un unico punto di verifica in cui posso smarcare un requisito qualitativo dicendo sì, c'è, andando a controllare solamente un pezzettino, un punto, una porzione di codice, una porzione di interfaccia, una videata o un bottone. Ma è qualche cosa che devo verificare sull'intero sistema. Dico che il sistema ha un tempo di risposta inferiore a 0,5 secondo? Vuol dire che per qualunque operazione io faccia, questo requisito deve essere soddisfatto. E non c'è una singola riga di codice che mi garantisce che il sistema risponde in meno di 0,5 secondo. Ma è l'insieme di tutto il sistema. E database, codice, query, interfaccia, eccetera, e ciascuno contribuisce un pezzettino, e se tutti fanno il proprio lavoro, alla fine la somma dei tempi sarà inferiore a 500, altrimenti sarà superiore, ma se è superiore non posso dire sì perché c'è un errore in quella riga lì. È una qualità complessiva del sistema, non di una singola sua porzione. E quindi sono quelli
più descrittivi da un certo punto di vista, ma dall'altra parte anche più complicati. Cioè tu cambi una riga qua, nei requisiti qualitativi devi rifare il sistema da capo. Se tu c'è scritto sistema usabile da 10 utenti oppure fai diventare 10.000, sono tre caratteri che però ti cambiano completamente tutta la progettazione, a parità di funzioni. Però ti cambiano progettazione, costi, architettura di sistema, eccetera, eccetera. Sono anche quelli, per lo stesso motivo, meno facili da modificare a posteriori. Se mi ricordo dopo che il sistema voglio che sia accessibile anche in mobilità, sono problemi, se non ci ho pensato prima. Per quanto riguarda invece i requisiti funzionali, se mi ricordo dopo che il sistema deve calcolare anche il viaggio di ritorno e non solo l'andata, vabbè, è una funzione in più, l'aggiungiamo, vabbè, mettiamoci d'accordo sul prezzo, chiederà due settimane, una settimana, due giorni di lavoro in più, fa tot. Ma si può sempre aggiungere, sempre no, ma è più facile aggiungere o togliere singole funzioni che non qualità del sistema, che non l'aspetto qualitativo del sistema. Poi ci sono alcuni requisiti che qui abbiamo chiamato requisiti di dominio, che sono dei vincoli, anche i requisiti qualitativi alla fine li possiamo leggere come dei vincoli, no? Dei vincoli sono delle limitazioni al modo con cui il sistema potrà svolgere le sue funzioni. Voglio fare quella funzione, sì, ma purché abbia queste, che rispetti questi vincoli di tempo, di usabilità, di interfaccia, eccetera. Alcuni di questi vincoli sono vincoli specifici del dominio applicativo in cui lavoro. Possono essere vincoli di legge, possono essere caratteristiche del fatto che, cioè, il tipo di processo gestito dall'azienda funziona in quel modo, quindi non lo sto decidendo io che il sistema deve funzionare in quel modo. Poiché parlo di automobili, non sto parlando di elicotteri, e quindi sono vincolato alla rete stradale, quindi non, devo calcolare la distanza stradale, non la distanza in linea d'aria. Se invece stessi parlando di elicottero, andrei a calcolare anche la distanza in linea d'aria, magari tra i punti di atterraggio più vicini. Cambia il sistema, ma è un aspetto specifico del, appunto, del dominio applicativo in cui il sistema informativo dovrà lavorare. Tutti i sistemi che si devono in qualche modo interfacciare con della normativa vigente, pensate a tutta la parte di contabilità e finanza di un'azienda che ha dei requisiti di dominio enormi, enormi, che impattano quasi sempre sotto forma di requisiti qualitativi, ma in alcuni casi, soprattutto le variazioni delle norme, può richiedere nuove funzionalità. E questo purtroppo è uno degli aspetti anche più complicati da capire, perché chi lavora in quel dominio fa quello, quello è il suo lavoro, queste cose le sa, le deve sapere, e per lui le sa talmente che sono scontate, che le dà per scontate. Il fornitore che ti arriva e che magari è la prima volta che fa sistemi informativi per l'industria petrolifera, non puoi dare per scontato che sappia quali sono le caratteristiche specifiche di questo dominio. Quindi vanno in qualche modo esplicitate, rese esplicite. Poi per fortuna si parla di dominio e non di specifico problema, quindi in qualche modo vengono condivise da diverse, se io sono un fornitore che si specializza in un certo tipo di aziende e clienti, il dominio in cui lavorano probabilmente è molto simile. Se sono un fornitore che si specializza in software per la contabilità, in Italia le regole sono grosso modo le stesse sulle varie categorie di aziende. Però questi requisiti, che non decidiamo noi, ma vengono imposti dal contesto in cui il sistema informativo dovrà lavorare, ovviamente ne devo tener conto durante la progettazione. Non sono di solito espressi nel documento dei requisiti, ma sono quantomeno richiamati nel documento dei requisiti. Guarda che devi far poi conto di quella norma lì.
stupidaggine, però viene in mente l'altro giorno ho viaggiato in treno, e sui biglietti del treno ti dicono, ah, con questo viaggio tu risparmi tot chilogrammi di CO2. Vabbè, non c'è scritto arrivi puntuale. Vabbè, quello lì è un aspetto, perché lo scrivono? Vabbè, per una questione di immagine, eccetera, ma perché a monte hanno delle certificazioni di qualità, di impatto ambientale, ISO, non so bene cosa, che impone loro di tracciare, tenere traccia di questi numeri fittizi, no? Fittizi o calcolati, perché poi in realtà l'alternativa qual è? E risparmi rispetto a che cosa? Rispetto a non andarci? Ma vabbè, comunque, avranno un processo che definisce sulla base di norme che devono riuscire a tracciare la quantità di CO2 risparmiata. E quindi da queste norme poi discendono una serie di caratteristiche, insomma, che il biglietto deve avere un campo con un valore, e questo valore a livello funzionale deve essere calcolato in un certo modo. Quindi perché l'azienda ha voluto darsi una certificazione, aderisce ad un certo serie di norme, e queste norme se le porta dentro alla specifica dei suoi sistemi informativi. Vediamo un esempio, tanto per cominciare a concretizzare queste cose. E in questo capitolo l'esempio che seguiamo è quello di un ipotetico sistema bibliotecario, in certo senso. No, tanto come esempio, un'interfaccia, un sistema bibliotecario, pardon, che fornisce un'interfaccia per accedere a varie basi dati o banche dati che contengono informazioni sugli articoli, sui libri in formati diversi. E gli utenti possono ricercare articoli, scaricarli e stamparli per scopi personali. Questa cosa qui potrebbe essere la nostra nuvoletta iniziale. Un bisogno da soddisfare. Molto vago, molto generico, ma abbiamo già capito di cosa stiamo parlando. Abbiamo anche delle esperienze dirette, probabilmente, con sistemi simili. Quindi in qualche modo stiamo già cominciando a immaginarci come si può fare e che cosa potrò fare, che cosa non potrò fare. Qualcosa c'è già scritto, gli utenti possono fare queste cose, ma non sarà ovviamente tutto, no? Non è completo. E poi manca totalmente la parte qualitativa. L'unica parte qualitativa che viene descritta qua è che ci sono molti database di articoli diversi, che corrispondono alle varie biblioteche sul territorio. Quindi qui stiamo immaginando una federazione di biblioteche, probabilmente, in cui posso ricercare, ciascuno può ricercare anche gli articoli degli altri. Deduco. Su questo sistema, questo è un elenco di possibili requisiti funzionali, possibili, perché poi questi requisiti non sono univocamente determinati dal testo, sono il punto d'arrivo di una fase di analisi. Requisito funzionale 1, l'utente deve essere in grado di cercare o tutti, per cercare gli articoli, o in tutti i database supportati dal sistema, oppure può scegliere un sottoinsieme di questi. Quindi posso fare una ricerca completa, oppure una ricerca solamente sulle due biblioteche che ci sono a Torino, perché tanto non mi fregherebbe niente di andare a Milano. Requisito funzionale, quindi è una cosa che funzionale vuol dire o c'è o non c'è, o si può fare o non si può fare. Qui stiamo parlando della funzionalità di selezionare il sottoinsieme di biblioteche in cui faccio le ricerche. O c'è o non c'è? In questo caso la vogliamo, c'è, l'abbiamo indicata come requisito. Il sistema deve fornire degli strumenti di visualizzatori, quindi la possibilità di avere software per visualizzare i documenti. Cioè, una volta che l'utente ha trovato il documento, il sistema deve non farmelo scaricare e basta, ma farmelo visualizzare. Quindi devo avere le funzionalità di visualizzazione del contenuto del documento. Sembrava scontato, ma qui di scontato non c'è più nulla. Se mi dimentico questo, io ho un sistema che mi permette di cercare i documenti, poi alla fine ce l'ho trovato,
e finisce lì. Oppure al massimo ci clicco sopra e lo fa scaricare, forse. Se da una qualche altra parte c'è scritto. Invece io qua voglio che quando ci clicco sopra lo posso vedere e leggere online. Poi qua dice, ciascun ordine deve essere, diciamo così, identificato da un unico numero, un unico ID di ordine, e l'utente deve poter salvare questo ordine nella sua area riservata. C'è un modo un po' contorto di dire, io devo avere lo storico degli ordini che ho fatto, ordini intesi come insieme di articoli che ho richiesto. E noi che abbiamo già fatto un po' di modellazione concettuale, a parte quella di processo, ma quella concettuale, già riconosciamo in queste frasi che sono scritte qua dei pezzettini di modello concettuale che ci dovranno essere. Quindi questo insieme di requisiti, in qualche modo un glossario lo devo dare per poterli leggere. Cos'è questa area permanente dell'account dell'utente? Cosa contiene? Quindi, in parallelo alla descrizione in linguaggio naturale dei requisiti, ci sarà poi una formalizzazione di alcuni aspetti, ad esempio dei concetti principali. E così via. Ovviamente il rischio principale, i rischi principali, diciamo così, di questo tipo di descrizione sono di essere incompleti o di essere ambigui. Cioè, cosa succede quando un determinato requisito può essere interpretato in modi diversi? Succede che magari l'utente lo capisce in un modo, lo sviluppatore lo capisce in un modo diverso, e te ne accorgerai solamente poi al test di accettazione finale. Perché magari l'utente, quando c'era scritto nel requisito 2, se non sbaglio, degli opportuni visualizzatori, l'utente magari pensa che sia un unico software capace di visualizzare tutti i file. Mentre invece lo sviluppatore pensa di avere che ne so, un visualizzatore che funziona sul formato testo e basta. Perché quell'appropriate uno l'ha inteso sul visualizzatore, nel senso che il visualizzatore è opportuno per visualizzare i tipi di file, mentre lo sviluppatore ha detto no, ma il visualizzatore è solamente se il tipo di file è opportuno. Stiamo giocando con le parole. Però potete immaginare che nei casi reali sia normale, no? Leggere le cose in modo diverso. Lo vediamo sempre agli esami. Io scrivo una cosa pensando di essere preciso, voi quando leggete mi dite, ma questa cosa qua cosa vuol dire? A me sembra il contrario, no? E il linguaggio naturale è così. E allora, nello scrivere queste frasi, però purtroppo il linguaggio naturale ce lo teniamo, lo dobbiamo usare. Allora, queste sono un insieme di qualità o di caratteristiche che vogliamo che i nostri requisiti, e per ora stiamo parlando di quelli funzionali, che i nostri requisiti funzionali abbiano, per poter essere chiamati buoni requisiti, belli, mi piacciono, mi soddisfano. Allora, come è fatto un buon requisito? Deve avere buona parte di queste proprietà. Alcune sono più facili, sono, se vogliamo, anche dei suggerimenti su come gestire questi requisiti. Altre sono un pochino più complicate perché sono quelli che entrano nel merito. Vediamo uno per uno. Un requisito deve essere corretto, giusto. Deve dire la cosa giusta, non deve dire il sistema fa una cosa quando in realtà vogliamo che il sistema ne faccia una diversa. Questo, se vogliamo, dice, ma è banale, è ovvio, se ho scritto la cosa sbagliata, giusto che, va bene che non possa essere un buon requisito. Cioè, ogni cosa che io scrivo nei requisiti deve essere effettivamente una cosa che il sistema deve fare. Non altre cose che non mi interessano, oppure non cose sbagliate. Questo, tra l'altro, però, permette agli utenti del sistema, quindi al cliente in ultima analisi, di verificare se quel requisito è stato implementato correttamente, se quella funzione c'è o non c'è, e se c'è funziona correttamente, fa quello che deve fare. Poi qui dice, guarda che se questa cosa, questo requisito di correttezza si aggancia con quello di tracciabilità che vediamo tra un attimo.
Non ambiguo. Se il primo era, sembrava scontato, in realtà questo è più difficile. Cioè ogni requisito deve avere una sola interpretazione. Ditelo a chi scrive. Questo vuol dire frasi semplici, brevi, dirette, non troppo complicate, perché dietro ogni virgola si nasconde un potenziale interpretazione diversa. È una prosa molto noiosa quella dei requisiti, perché deve essere precisa. Ogni caratteristica del prodotto finale deve essere scritto con un'unica parola, con un unico termine, coerente. Abbiamo fatto il glossario all'inizio e usiamo solo i termini che sono presenti nel glossario. Non usiamo mai dei sinonimi. Ma sì, è noioso, ci sono le ripetizioni nel testo, fa lo stesso, non stai facendo il temino. Stai descrivendo un documento tecnico, per cui se una cosa si chiama in un certo modo, se l'hai chiamata viaggio piuttosto che trasferta, devi chiamarlo sempre nello stesso modo, a costo di ripeterlo 8 volte nella stessa frase. Pazienza. È più importante la precisione che non la fluidità del testo. Okay? Quindi frasi semplici, dizionario povero. D'altronde è la stessa tecnica che usi quando devi parlare con una persona che non conosce bene la tua lingua. Se vai all'estero, parli una lingua che non è la tua, oppure parli con uno straniero che conosce la tua lingua ma non tanto bene, cosa fai? Fai frasi brevi e usi poche parole, non usi termini ricercati o costruzioni ricercate, perché è più facile essere sicuri di capirsi. Qui è la stessa cosa, solo che chi si deve parlare sono l'architetto del software e il cliente e la persona delle risorse umane, che parlano lingue diverse. E per farli capire tutti, e per far sì che tutti capiscano la stessa cosa, devi parlare semplice, diretto e con pochi termini ben condivisi. E questo ovviamente crea comunicazione tra chi crea questi requisiti, tra chi scrive questi requisiti e chi li deve leggere. I requisiti dovrebbero essere completi, cioè assicurarci che non salti fuori un domani un requisito che in realtà deve far parte del sistema, ma che ci siamo dimenticati di scrivere. Cioè devo poter dire, se tutti i 206 requisiti funzionali che ho scritto sono verificati, il sistema fa tutto ciò che deve fare, e non mi puoi chiedere di più. Non serve nulla di più. Non abbiamo dimenticato o lasciato implicito nulla. Tutti i requisiti, beh, qui sono scritto significativi, cioè che abbiano un impatto, no, sul risultato del sistema, sul contenuto del sistema. E la completezza copre sia l'insieme dei requisiti, cioè non aver dimenticato uno, sia anche la completezza con cui sono descritti, con cui è descritto il funzionamento del singolo requisito. Ad esempio, il discorso che dicevamo prima del rimborso chilometrico quando devo attraversare un pezzo di mare è un caso di dati in input particolari di cui dovrò specificare come voglio che siano gestiti. Conto i chilometri di mare oppure non li conto ma conto il costo del traghetto? Lo faccio forfettario, lo faccio a distanza o va a sapere? Devo deciderlo. Il requisito funzionale è sempre lo stesso, ma la descrizione di questo requisito deve prendere in considerazione tutti i casi possibili che si possono verificare a fronte di quei dati di ingresso che quella funzione del sistema dovrà gestire, quali sono i casi particolari, le varianti che si possono verificare, sia per dati validi che per dati non validi. Cosa succede se un utente inserisce un dato non valido? No? E così via. Anche qua ovviamente molto va appoggiato sul glossario, sulla precisione, sull'unità di misura, eccetera, eccetera. Quindi definire anche qua bene che cosa si aspetta in output e non lasciare per scontato nessuna funzione. Altro requisito, altra caratteristica.
I requisiti dovrebbero avere una coerenza interna. A dirle così è facile, no? Perché dice, vabbè, certo, è ovvio. Se io al punto 1 dico che il sistema deve fare una cosa, al punto 2 dico che il sistema deve fare una cosa completamente diversa, ho una incongruenza interna nel documento dei requisiti. Poi però verificare che ci sia non è facile. Quindi non dovrebbe esserci nessun requisito o sottoinsieme di requisiti che sia in conflitto, ossia richieda una cosa diversa, opposta, incompatibile con qualche altro, con qualche altro requisito. Questo vuol dire, tra l'altro, di nuovo rifarsi al glossario, vuol dire essere chiari su che cosa va fatto prima e cosa viene fatto dopo, no? Poi alcune di queste cose le vedremo quando cominceremo a parlare dei ruoli degli utenti, ma mi viene in mente un esempio. Se io dico una frase del tipo l'utente registrato nel sistema fa il login, è sbagliata, perché nel momento in cui dico che l'utente è registrato, so già che è quell'utente registrato. E come faccio a saperlo se lui non ha fatto login? È una questione di prima o dopo. Per poter dire l'utente registrato fa qualche cosa, vuol dire che prima deve aver fatto login, quindi da qualche altra parte deve averlo fatto. Ne parliamo meglio quando parliamo di ruoli degli utenti, no? Un conto è l'utente sa chi è, un conto è che il sistema sappia chi è l'utente. Quindi facciamo attenzione a cose che sembrano, diciamo così, banalità, ma poi in realtà nascondono delle incoerenze. E quindi questi due criteri, la completezza e la coerenza, devono andare di pari passo. In teoria dovrei sempre dire tutto, quindi non lasciare mai nessun buco, nessun aspetto scoperto, ma allo stesso tempo non avere nulla di contraddittorio. Oh, questa è utopia, eh? È pura utopia, non si riuscirà mai. Cerchiamo di fare un buon lavoro, cerchiamo di tenere in mente questi criteri, ma di sicuro ho qualche incompletezza, ho qualche incoerenza, mettiamola in conto, ci sarà. Ci sarà, la scopriremo più avanti. La scopriremo più avanti e quindi in qualche modo, avanti nella fase di sviluppo, dovremo andare a rimettere mano al documento dei requisiti, il quale quindi non è unico, non è monolitico, non è inviolabile, ma deve evolvere anche lui, come tutti gli aspetti di un progetto. Speriamo che debba cambiare il meno possibile, perché vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro all'inizio e non dobbiamo rifare le pianificazioni, i preventivi, eccetera, e non dobbiamo buttare via cose fatte, ma è inevitabile che qualche incoerenza o incompletezza, le incompletezze tutto sommato sono meno gravi, mi sono dimenticato di una cosa, vabbè, l'aggiungo. L'incoerenza è peggiore, perché a un certo punto ti arrivi a un certo punto e dici, ma come facciamo qui? E ti accorgi che magari due moduli non vanno d'accordo insieme, non perché sono stati implementati male, ma perché a monte, nella specifica, venivano dette cose tra di loro incongruenti. Poi, fin qua sono gli aspetti più difficili. Poi le qualità che vediamo adesso invece sono un pochino più facili, un pochino più operative, no? E ci aiutano anche a gestire questi lunghi elenchi di requisiti. I requisiti devono essere ordinati, devono avere una priorità, un rank, un rango, un ordine. Non sono tutti uguali. Ci sono alcune cose che sono più importanti di altre. A cosa serve? Beh, serve perché lo sviluppo di un sistema, il rilascio di un sistema, la messa in opera di un sistema non è mai un'operazione una tantum nella vita dell'universo. Di solito è un processo continuo. Quindi io non c'è quasi nessuno che potrebbe accettare di avere un sistema completo, completissimo, fighissimo, che fa tutto tra 5 anni. È meglio avere un sistema che fa magari il 20% delle cose tra 6 mesi, poi dopo altri 6 mesi
ho un 10% in più, dopo altri 6 mesi un'altra parte e così via. Questo comincia a dare un primo ritorno sul cliente e anche sull'investimento da una fase iniziale di sviluppo, permette un feedback anche sulle caratteristiche del sistema, sui bisogni dell'utente. Io pensavo una certa cosa, mi ha detto questo sistema che fa il 20% delle cose più importanti, mi accorgo subito se le fa bene, se le fa nel modo in cui pensavo, oppure se effettivamente ci sono degli scollamenti che a questo punto, avendo solo fatto il 20% del sistema e non il 100%, posso correggere in modo meno doloroso. Allora io penso al sistema nel suo complesso e poi so già fin dall'inizio che magari alcune funzionalità sono più importanti e andranno nella versione 1, altre sono meno importanti e non ho problemi a farle slittare alla versione 2, alla versione 3, ai rilasci successivi, o magari anche non farle mai, perché magari nel frattempo saltano fuori altre esigenze più importanti che scavalcano quelle che inizialmente l'avevo previste. Sì, sarebbe bello averlo, ma è meno importante di altre cose. Quindi questo elenco di requisiti deve avere ciascuno un suo ordine, una sua priorità. Innanzitutto li devo pensare tutti, o il più possibile tutti, per completezza, la qualità di prima, all'inizio. Perché se penso all'inizio solamente ai 20% più importanti, e poi solo dopo che avrò completato il sistema penserò al prossimo 20%, si cacceranno dentro a fatica. Pensate al modello concettuale, non è che lo posso aggiungere ai pezzi senza stravolgerlo. Quindi li penso tutti all'inizio, così faccio una progettazione dell'architettura del sistema, del modello concettuale già complessiva. So già fare le scelte in funzione della versione finale, ma poi comincerò a costruire una parte del sistema. Se ci saranno degli intoppi nel lavoro, io vorrei dire che per la data di consegna non riesco a far tutto, che cosa lascio fuori? Se ho un ordine, so già quale lasciare fuori, quale lasciare dietro. Se sono fortunato e invece le cose procedono più rapidamente, ok, delle cose che non pensavo di fare, quale riesco ancora a farci stare? E so già quale prendere, perché avevo già deciso prima, quando i tempi sono tranquilli, quando non siamo ancora in ritardo, quando non abbiamo ancora l'orologio che ticchetta e a mezzanotte, un minuto del sistema deve essere consegnato. E quindi sono scelte che si possono fare anche più in serenità. Questo, se vogliamo, potrebbe essere anche una cosa molto semplice del tipo obbligatorio, opzionale, oppure disponibile solo a certe condizioni, solo se si verificano certi casi. Oppure una cosa più strutturata, un ordinamento, un numero, un peso. Poi nella pratica lo possiamo fare in modi diversi. L'importante è riconoscere che i requisiti funzionali non sono tutti uguali e in fasi diverse dello sviluppo del prodotto posso scegliere di non guardarne alcuni e concentrarmi su altri, e quindi so già quali. L'altra caratteristica è che ogni requisito individualmente e separatamente dagli altri deve essere verificabile. E questo sto pensando alla fase di verifica finale, sia di accettazione, quando ho l'ultimo 30% del costo, devo farmi pagare la fattura finale, sono in fase di consegna con l'audo finito, mi siedo col cliente e dico ok, adesso verifichiamo che ci sia tutto. Apriamo i requisiti, partiamo dal requisito 1 e dico questo diceva che bisogna fare così, facciamolo. Requisito 2, diceva che dobbiamo fare così, facciamolo. Quando arriva la fine, e se tutto funziona, non potrà dirti di no. Non potrà dirti che manca qualcosa, li avete verificati uno per uno. Però questo richiede che ciascun requisito sia verificabile individualmente. Vabbè, qui i puristi hanno detto che deve esistere un processo efficace dal punto di vista del costo e finito dal punto di vista del tempo che permetta di capire se quel requisito è soddisfatto o no. Efficace dal punto di vista del costo e del tempo vuol dire, immaginate di avere un requisito che dice che il sistema è in grado di monitorare, che ne so, i cambiamenti di un titolo in borsa e avvisarvi nel caso in cui la variazione superi l'8% o una soglia che ha definito l'utente. È facile,
Però cosa fai? Ti siedi insieme al cliente e aspetti che ci sia un titolo che abbia questa variazione? E se non c'è? E se è tutto stagnante? Per quanti mesi state lì? No, vorrà dire che per la verifica di questo ti sei predisposto un dataset, magari storico, in cui questo evento si verifica e guardi insieme al cliente, guarda, se caricassimo questo titolo che nel 2009 ha fatto questa cosa, vedi che lì ti scatta l'allarme. Ma qui deve esserci, qui parla proprio di processo di verifica. Devo inventarmi, studiare, pensare come dimostrare, io lo immagino sempre seduto davanti al cliente perché secondo me come immagine è più efficace, come dimostrare che quel requisito è stato implementato e implementato correttamente. In realtà non serve solamente quando sono in fase di accettazione finale, serve anche a chi ha sviluppato la parte di sistema, il codice che implementa quel requisito per farsi i suoi test. Prima di consegnarlo verifico, no, questo. È appena il caso di citare che se un requisito è ambiguo non potrò ovviamente avere un processo di verifica. O se vogliamo, diciamolo in modo costruttivo al contrario, nel momento in cui definisco come fare a verificare un requisito, questo non è più ambiguo. Ho detto esattamente come fare a dire sì o no, è soddisfatto o non è soddisfatto. Modificabile significa che il documento dei requisiti deve evolvere, deve poter evolvere. O in fase di costruzione, cioè man mano che lo costruisco, o anche dopo che l'ho completato, dicevamo, scopro qualcosa che manca, o nella versione 2 del sistema cambiano le priorità. E quindi è un documento che ha una sua vita. Alcuni dicono che il documento di specifica del software è software esso stesso, è come se fosse del software, e quindi va gestito come un software, cioè con i suoi cicli di modifica, aggiornamento e così via. Quindi questo è un requisito più sulla struttura del documento dei requisiti. Se devo aggiungere un requisito in mezzo da qualche parte, riesco a farlo in modo ordinato, senza stravolgere il documento? Se li ho ordinati tutti dall'1 al 120, questi requisiti, ne inserisco uno nella posizione 80, che numero gli do? Faccio cambiare numero a tutti gli altri? Oppure lo devo inserire per forza in fondo? Ma se lo inserisco per forza in fondo, non potrò fare un'organizzazione per argomenti o per temi dei requisiti. Per cui allora magari dovrò usare degli schemi di numerazione un pochino più complicati, requisito 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, quindi dove la prima cifra mi indica qual è l'ambito, la seconda cifra mi indica il requisito specifico, o cose del genere. Devo inventarmi degli schemi che mi permettano di tenere aggiornato questo documento senza impazzire. Ordinato, ben strutturato, senza informazioni duplicate. La ridondanza dell'informazione è uno dei nostri nemici principali, perché sempre se la stessa informazione è scritta in due posti diversi, sempre il giorno dopo questi due posti diranno cose diverse, no? Perché uno sarà stata modificata e l'altra no, e così via. Tracciabile. Facile da dire, difficile da fare, ma importante. Un requisito è tracciabile quando io posso seguire l'evoluzione di quel requisito e della sua implementazione lungo il tempo. Quindi posso dire questo requisito lì, quando è stato inserito? Da chi? Quante volte è stato cambiato? Come era scritto prima? Questo guardando indietro alla storia. In avanti può anche essere: qual è il modulo, la classe, la funzione, il pezzo di codice che implementa questo requisito? In quale libreria si trova? In quale file si trova? Cioè, l'ideale è avere una catena che parte dall'analisi iniziale dei requisiti e arriva fino al codice, in modo che tu possa dire, non dico riga per riga di codice, questo è impossibile, ma blocco per blocco, questo c'è perché è previsto da questo requisito, così come è stato modificato in accordo in quella riunione di avanzamento lavori che avevamo fatto il 1º aprile. Ovviamente che se lo fai a mano questo impazzisci, esistono degli strumenti abbastanza complicati di gestione documentale
di documentazione tecnica di questo genere. Non lo editi con Word, ma i sistemi che tengono traccia, quando è modificato quel paragrafo, tengono traccia di chi l'ha fatto e quando, eventualmente lo fanno approvare e cose di questo genere. Esistono sistemi di questo genere. La versione dei poveri è che tu nel commenti del codice che scrivi, ci scrivi il numero del requisito che stai implementando. Boh, oggi lavoro su questo requisito lì, nei file che tocco scrivo nei commenti o nei commit del sistema di versionamento del codice che lo sto facendo per implementare quello. Quindi una parte sono requisiti di merito, qualità di merito, cioè come deve essere scritto, cosa deve dire, come deve dirlo. Una parte sono più, diciamo, indicazioni tecniche, suggerimenti su come gestire appunto la trattabilità, la numerazione, la priorità, eccetera, di questi requisiti. Questa slide non è altro che il complemento di quella precedente. Quando è che dei requisiti fanno schifo, o meglio, sono difettosi, qua c'è scritto, è il contrario, se andate a vedere queste qualità, è il contrario di quelli che avevamo chiamato buoni requisiti. Allora, quindi immaginiamoci di avere presente queste buone qualità e a un certo punto, no, ci siamo messi soprattutto nella parte dei requisiti funzionali, perché tendono a essere più lunghi da scrivere e quindi è più frequente la loro evoluzione, è più difficile verificare coerenza e completezza. Perché sono più lunghi? Ma perché sono di natura intensiva. Ogni requisito racconta un pezzetto del sistema. Se il sistema fa tante cose, avrò tanti requisiti e quindi riempirò tante pagine. I requisiti qualitativi invece sono diversi. Ho meno da scrivere, ma ogni riga che scrivo ha effetti molto più devastanti, perché va a toccare, va a impattare sull'intero sistema. Però tutto sommato sono meno dal punto di vista del volume e quindi sono meno critici dal punto di vista della loro gestione. Oltre al fatto che possono evolvere molto più lentamente, perché un'evoluzione, una variazione su un requisito qualitativo va sempre soppesata molto, perché ha delle conseguenze di costi molto alte. Mentre sul funzionale, abbiamo visto, aggiungo, tolgo delle funzioni, tutto sommato si può fare perché implica delle modifiche o variazioni locali al sistema informativo. Ok, prima di passare a vedere invece i requisiti non funzionali, direi che ci meritiamo una pausa.